Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, bisogna trovare un punto di partenza per parlare di un continente, anzi, le Afriche, perché l'Africa non è una sola, ce ne sono molte. C'è l'Africa del Nord, l'Africa araba, l'Africa musulmana, l'Africa nera, l'Africa dei Grandi Laghi, il Corno d'Africa. Le colonie francesi, ex Africa equatoriale francese, c'è il Sudafrica che è una realtà ancora a parte. Allora, non prenderei come punto di partenza i migranti, proprio per non cadere nella solita, come dire, trappola per cui ci interessa una cosa in quanto ci dà fastidio, cioè arrivano questi qua, da dove arrivano? Dall'Africa. Allora, vediamo che cos'è quest'Africa. Lasciamo perdere questo tipo di post-colonialismo mentale e vediamo cos'era l'Africa fino a poco tempo fa. Allora, c'erano degli elementi, diciamo, considerati fissi e inalterabili, ed erano quello che una volta era l'ex impero francese, che comprende, diciamo, vaste parti del Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Costa d'Avorio, che non è Sahel, che erano sotto controllo ancora diretto e forte da parte della Francia, una sorta di appalto che ai francesi era rimasto dopo la nominale fine del colonialismo e la nascita del 1960. La nascita dei nuovi stati africani a cui è stata attribuita una bandiera, un presidente, non una moneta, perché la moneta è il franco CFA, che è basato sul franco francese, tanto è vero che le riserve auree di questi paesi sono custodite nella Banca di Francia. Una bandiera, un presidente, l'esercito, un po' di chiacchiere e di musica, festa nazionale. E popolato, e questo era la Francia. Gli Stati Uniti avevano, come dire, delegati francesi a tenere ordine in quella parte del mondo. Non era semplicemente una sopravvivenza. Poi la Francia è un paese molto conservatore e molto, come posso dire, che poco si adatta al mutare dei tempi, per cui continua a vivere come se fosse ancora l'epoca del generale De Gaulle e dell'impero, ma semplicemente perché agli americani non interessava molto quella parte del mondo, non c'era nulla, sì, c'è l'uranio, c'è qualche cosa, no, provvedevano i francesi. Poi c'è tutta la fascia, diciamo, dell'Africa mediterranea, che era affidata in comodato non gratuito, ma con forme di cointeresse a una serie di autocrati di varia estrazione, di vario genere, ma più o meno tutti somiglianti, che erano l'egiziano Mubarak, il libico Gheddafi, con cui abbiamo avuto diciamo, dei momenti di frizione, ma poi era rientrato rapidamente nell'ordine nostro. La Tunisia, l'Algeria faceva un po' mondo a parte, ma insomma. Allora, tutto questo è stato un po' sventrato, comunque non capovolto, ma messo in disordine dalle cosiddette rivoluzioni arabe del 2011. E poi c'era, diciamo, il terzo incomodo era la Cina. La Cina è entrata in Africa, è sempre stata in Africa fin dall'epoca dell'indipendenza, negli anni 60 la Cina maoista era molto presente dal punto di vista economico, dell'assistenza economica e non soltanto economica. Poi c'era stato un lungo periodo di assenza o di minor presenza, poi è ritornata la nuova Cina capitalista, ricca e potenza economica mondiale, è ritornata prevalentemente in Africa perché non perché gli piacciono gli africani, uno ne importa neanche zero, ma semplicemente perché lì trovava le materie prime necessarie per alimentare questo sviluppo incredibile che la Cina ha avuto da quando ha scelto un certo modello economico senza rinunciare al suo vecchio modello politico.
La Cina cominciava ad evolvere molte posizioni occidentali in molti paesi, perché la Cina compra senza materie prime, senza porre nessun tipo di condizione di democrazia, di green, di tutte queste robe che ormai sono il nostro marchio di fabbrica. E poi perché? Perché la sua, quello che offre agli africani è qualcosa di cui gli africani hanno gran desiderio, cioè costruzioni, infrastrutture. La Cina è una grande costruttrice di ponti, di strade, di palazzi, di stadi e tutto quello che serve a modernizzare un continente rimasto molto indietro, lo fa in fretta, lo fa a basso costo, qualcuno dice anche costruendo delle cose che durano poco, ma questo ha poco significato, poi si possono rifare o abbracciare, e quindi la sua penetrazione economica si è fatta incalzante e in alcuni paesi addirittura prevalente su quella degli occidentali. E poi c'è un altro incomodo che ha cominciato a ingrandirsi, diciamo, dal 2013-2014, ed è l'installarsi in Africa del strategia jihadista, cioè quella del califfato, che è originariamente nato di Al-Qaeda in Medio Oriente, in Siria, e che però ha cominciato a moltiplicarsi con una specie di metastasi in molti paesi della fascia prima saheliana, e poi a poco a poco ha cominciato a scendere verso sud. Se voi pensate che l'operazione Serval, perché è nata in Balkan, con cui i francesi hanno salvato la capitale del Salvato, insomma, hanno fermato l'offensiva jihadista che si era impadronita di Timbuktu, città mitica, no? del Mali, e stavano scendendo verso la capitale, e nel 2012-2013, attualmente i jihadisti, oltre che occupare vaste zone del Mali, del Burkina Faso, la cosiddetta regione delle tre frontiere in cui Mali, Niger e Burkina Faso si incrociano e occupano vasti territori di questi tre paesi, assediano Timbuktu, che è isolata ormai da mesi e con grossi problemi di rifornimento per la popolazione, ci sono molti fuggiaschi, ha cominciato un po' a scendere verso sud. Allora i Boko Haram, che sono jihadisti puri e duri, e che occupano una parte settentrionale della Nigeria, un gigante petrolifero, sono attorno al lago Chad, che è questo enorme mare interno dell'Africa, e stanno scendendo verso il Golfo di Guinea, cioè verso il Benin, la Costa d'Avorio, e stanno guadagnando terreno sull'altro lato della loro tenaglia, parte la presenza in Libia, sono scesi verso sud, sono presenti in Repubblica Centroafricana, nella parte nord del Mozambico, la cosiddetta provincia di Capo Delgado, che è la più misera, non a caso, dove hanno potuto insediarsi con più facilità. Movimenti jihadisti sono presenti nel Congo, nella zona, questa specie di zona del caos che è Nord Kivu, dove è stato ammazzato l'ambasciatore italiano. Si è parlato anche di, hanno cercato di metterlo sul croppone al gruppo jihadista questo delitto, ma francamente prove, ci sono circa 130 gruppi armati in quella zona lì, e quindi è difficile stabilire a che apparteneva il Kalashnikov che ha ammazzato questo o quello. Allora c'è un altro incomodo convitato che ha determinato un ritorno degli americani, anche se molto parziale, in Africa, perché si erano andati perché era un continente che non dopo la fine dell'Unione Sovietica
politica, la caduta dei regimi marxisti o la trasformazione dei regimi marxisti in Mozambico, Angola, in capitalisti corrotti, l'Africa mi interessava più, mi interessano i nuovi giganti petroliferi africani, che non sono più soltanto la Nigeria o l'Angola, che ha una lunga tradizione di estrazione petrolifera, ma ci sono anche la Guinea, insomma, trovano Mozambico, trovano petrolio dappertutto. E infatti la Francia, che ha dovuto a fatica cercare di difendere i presidenti dei regimi che aveva installato, in cui comandare questi paesi dall'attacco zionista. Allora, rispetto a questo quadro sono accadute molte cose che ne hanno un po' decomposto, alterato, reso più confuso, eccetera. Ma queste cose sono sostanzialmente il ritorno in Africa dei russi, un ritorno che fa parte della strategia putiniana. Putin ha come scopo quello di ricostruire la potenza dell'Unione Sovietica, non c'è più, ma la Russia è sempre lì, e quindi portare ad essere una potenza globale come non era più dopo l'89, e quindi ritornato in Africa, dove i russi erano molto presenti, Etiopia, Angola, Mozambico, nel periodo anche finale dell'Unione Sovietica, attraverso uno strumento, diciamo, assai astuto, che non è una presenza diretta, una presenza attraverso la cosiddetta armata Wagner, che sono teoricamente dei mercenari privati, uguali, identici alle milizie che gli Stati Uniti hanno utilizzato per privatizzare la guerra in molti luoghi, ad esempio in Afghanistan, in Iraq, no? ex militari, spesso delle truppe speciali, che si vengono impiegati da compagnie private, qui era quella di Prigozhin, in Russia ce ne sono 10 o 12, a Gazprom, un suo piccolo esercito privato, e che avevano il compito di garantire, presentarsi come un'offerta di sicurezza militare ai regimi africani. Allora la Wagner ha avuto un notevole successo in Africa, è presente in molti paesi con, diciamo, un rilievo diverso. Diciamo che in Mali è ormai sostanzialmente il vero sostegno della giunta militare, in Burkina Faso è presente, ma diciamo nega di esserci, è presente in Repubblica Centroafricana, dove costituisce anche lì il presidio del presidente in carica, è presente in Mozambico, è presente in Sudan, dove è entrata e non è entrata nella guerra civile che dura ormai da mesi, di cui ci disinteressiamo in modo abbastanza criminale, è presente in Libia, dove costituisce uno degli pezzi che sostengono il generale Haftar, che controlla la Cirenaica, insieme ai francesi, al Qatar, all'Egitto, eccetera, e si offre anche in altri luoghi. Si parla del Niger, perché c'è stato un colpo, il colpo di Stato che ha battuto il presidente, che era praticamente un parente di Macron, tanto era filo francese. E che cosa offre? Offre sostanzialmente dei piccoli eserciti di professionisti che vengono impiegati in parte per combattere i movimenti jihadisti, devo dire con scarsa fortuna, ma soprattutto per garantire il controllo da parte dei presidenti, dei dittatori, dei generali, dei colonnelli che comandano quei paesi nei confronti del loro paese. In cambio, che cosa chiedono? Chiedono, la Wagner è un sistema complesso, non è semplicemente costituito da formazioni militari. Ci sono geologi, ci sono esperti di comunicazione, ci sono esperti dei nuovi media che arrivano insieme
ottengono concessioni minerarie, soprattutto concessioni minerarie, che vengono ovviamente tolte ai francesi, agli inglesi, ai canadesi o quelli che c'erano prima. Generalmente loro puntano su minerali di facile estrazione e di ancora più facile esportazione. Cioè non gli interessa il petrolio richiede investimenti, richiede infrastrutture, è molto vulnerabile, eccetera, eccetera. Gli interessano diamanti, oro, parte anche l'uranio. Per esempio al Sudan contano le miniere d'oro, in Mali è la stessa cosa. Controllano le dogane, ecco, chiedono il controllo delle dogane, da cui ottengono, diciamo, come voi potete immaginare, le dogane sono un perfetto sistema per fare soldi, e non soltanto nel terzo mondo, anche in questo qua, come tutti sanno benissimo, e royalty, corruzione, far passare materiali che non dovrebbero passare, eccetera, eccetera. E poi creano consenso, cioè se voi girate nei paesi dove c'è la banda troverete dei canali televisivi che fanno informazione e spettacolo, ovviamente creando consenso per la Russia, per la banda, per il presidente, eccetera, eccetera. Ci sono giornali online e riviste su carta, organizzano concorsi di bellezza, manifestazioni sportive e tutta questa roba. E questo crea un senso, e questo ha determinato fenomeni che sui giornali qua occidentali sembrano delle robe che non stanciano in terra, cioè che voi aprite il giornale e vedete che a Bamako, a Niamey e a Bangui ci sono delle folle che vanno in piazza e hanno la foto di Putin o la bandiera russa e la scritta France de Gage. Cioè, vada a casa. Allora, un elemento reale, che però non è stato inventato dai manipolatori delle menti russe, è la totale disaffezione, e se volete di più, avversione delle popolazioni africane nei confronti, in primo luogo della Francia, in secondo luogo dell'Occidente. Non ci possono più vedere. Non costituiamo per loro modello, una speranza, eccetera, 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 se non per quelli che scappano, poi. Allora, c'è un'Africa che ci detesta. Di questo hanno ovviamente approfittato quelli della Barbera, ma hanno anche approfittato, e ne sono anche la conseguenza, questa serie di colpi di Stato che ha messo nell'Italia, che ha messo in angoscia le cancellerie occidentali, in particolare quella francese, perché soprattutto con loro ce l'hanno, e che ha cambiato la geografia politica di una certa parte dell'Africa. Cioè esiste ormai una sorta di multinazionale africana dei golpisti che sono anche anti-occidentali e contro cui, contrariamente a quanto accadeva una volta, non riusciamo a fare nulla, nel senso che voi avete visto dopo il golpe in Niger, che era terzo, quarto, anzi in pochi mesi, un putiferio di annunci bellicosi, invaderemo il Niger, porteremo il presidente che stava chiuso nel suo ufficio e chiedeva aiuto da parte dei paesi vassalli della Francia, comunque collegati con la Francia, gli aveva dato un ultimato di una settimana o tre giorni, credo due mesi fa. La Francia minacciava bombardamenti perché suo ambasciatore era preso in ostaggio la settimana scorsa. Macron ha annunciato che l'ambasciatore e le truppe francesi che erano presenti in Niger, circa 2000 uomini, torneranno a casa entro Natale. Chi ha mai una bandiera e finisce l'impero francese dopo più di 100 anni di presenza in questa parte del mondo. Anche perché la possibilità, cioè l'alternativa, cioè di spedire la legione straniera a rimettere ordine francese, non è più praticabile. Allora, l'interpretazione di questo fenomeno, cioè questo fenomeno è sostanzialmente che gli eserciti africani sono qualcosa di diverso
dalla concezione tradizionale del colpismo, per esempio, del Sud America. Gli esercizi africani sono totalmente inefficienti, totalmente inefficienti. Diciamo i quadri alti, in generale, sono un po' armati, che so, a San Siro, nell'Accademia Militare, nelle scuole militari americane, francesi, britanniche, sono sostanzialmente dei dipendenti delle ex potenze coloniali. Però ci sono i gradi intermedi e i gradi bassi, e quelli sono poveracci. L'esercito è una delle poche ascensori sociali che ci sono in paesi di una miseria assoluta. Cioè uno va a fare l'ufficiale dell'esercito del Mali perché per mangiare tutti i giorni, cosa che non succede spesso. Allora, quelli sono dei colpisti di tipo un po' diverso, nel senso che sono collegati strettamente alla popolazione, esprimono gli umori della popolazione. Allora, il passaggio del golpe è un passaggio verso una nuova rivoluzione africana, passaggio che verrà poi inevitabilmente lasciato dietro. I golpisti sono semplicemente secernono in un modo che a noi può sembrare, come dire, inaccettabile, no? Il golpe, l'idea del golpe Pinochet, cioè le forze reazionarie dei paesi ricoprono i militari quando non riescono a imbullonare bene gli umori popolari. Siamo in una dimensione totalmente diversa, Questo è il primo passaggio. L'Africa, dopo l'indipendenza africana, che ho definito false e continuo a definire false, risalgono agli anni 60. Cioè, parte le colonie portoghesi che hanno avuto questo sorta di residuo preistorico del colonialismo e hanno impiegato più tempo per uscire dal Portogallo, un paese che viveva ancora nel secolo precedente. Sono indipendenti dal 1960, sono nominalmente indipendenti dal 1960. L'indipendenza non ha portati a nulla, ha portati ad essere un continente di, come dire, di sfruttamento economico, neanche un mercato, come è accaduto in Asia e in parte anche in America Latina, non è un puro sfruttamento economico, a cui veniva appaltato il controllo delle masse a proconsoli delle ex potenze coloniali, in alcune zone in modo più brutale, in altre in modo più accorto. Allora, dopo 1960-2020, l'Africa entra in una nuova dimensione di insurrezionale, che questo poi diventa una rivoluzione che spazi via tutte le corrotte classi politiche che noi abbiamo lasciato in eredità per continuare a controllare questi paesi. Questo è un discorso molto complesso che richiederà molto tempo. Però questo ha determinato uno scatto all'interno della storia di quel continente. Noi ce ne dobbiamo andare, dobbiamo toglierci dai piedi, come è scritto nei cartelli che questi esibiscono, perché non abbiamo possibilità. La nostra presenza nel modo in cui siamo rimasti lì non ha più senso storico, è superata e non abbiamo più i mezzi materiali per continuare a controllare quel continente. Dobbiamo rannicchiarci nel nostro spazio, diciamo, le nostre piccole isole continente. Allora, accanto a questa umori che sono emersi negli ultimi tempi, c'è la presenza della Cina, che però si è abbastanza affievolita, nel senso che la situazione economica cinese non è buona. La Cina non può essere un dispensatore di denaro come era fino a poco tempo fa. La presenza della Russia invece continua, al di là del Prigozhin, no? Prigozhin, cui abbiamo perso le giornate a scrivere, ecco, adesso è morto, quello lì è la Wagner, aveva sciolto, una stupidaggine colossale. Prigozhin era un dipendente di Putin, non era uno che poteva fare il golpe e prendere il potere a Mosca, un ex ristoratore con la fedina penale zeppa di galera.
è sempre lì. Per Putin l'Africa è il fronte sud, è il fronte sud. L'Ucraina è il fronte nord, la fronte principale. Il fronte sud è dove si combatte la guerra delle influenze, delle materie prime, dei dittatori miei, non più dittatori tuoi, eccetera, 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 eccetera. E quindi in questo senso la presenza russa in Africa continuerà e la Russia sarà il teatro di magari uno scontro diretto, al contrario di quanto avviene in Ucraina, per delle ragioni ben comprensibili della possibilità di uno scivolamento verso una guerra più grossa e più pericolosa, di uno scontro diretto tra occidentali e russi. E poi ci sono dei soggetti come il Sudafrica. Il Sudafrica fa parte dei BRICS. I BRICS sono questa associazione di potenze emergenti, qualcuno è già ben emerso, come per esempio appunto la Cina, la stessa Russia, Brasile, che hanno un progetto molto ambizioso e molto pericoloso per gli Stati Uniti, assai più pericoloso delle divisioni corazzate di Putin, che è quello della sostituzione del dollaro come scambio internazionale, sostituzione o affiancamento del dollaro con un'altra moneta internazionale. Allora, quello è il punto, è la vena giugulare del potere americano al mondo. Gli americani possono avere 200 portaerei, ma non è quello il punto. Il punto è che attraverso il dollaro, da prezzo buosta, quando l'oro l'ha fatto più agio come sistema di scambio internazionale, si è passato al dollaro, la potenza americana, la potenza economica, militare, politica, diplomatica e tutto quello che volete, è basato su quello. Nel momento in cui il dollaro trova un concorrente credibile, basato su economie, l'India, economie in grande sviluppo tecnologico, l'India non è, cioè noi siamo ancora fermi alla mucca, al tizio che va a fare il bagno a Benares, cioè nel Gange inquinato. L'India è un produttore di satelliti, di tecnologie farmaceutiche, di congegni di altissima tecnologia che forse non produciamo neanche più in Europa, dove siamo qua fermi a fare l'automobile elettrica, a fare a gasolio. Cioè, allora, una moneta di queste economie, che tra l'altro raggruppano 2/3 della popolazione mondiale, perché c'è poi a ridere, insomma, tra Cina, India, Sudafrica e Brasile, la Russia fa parte dei poveretti perché sono pochi, sono 150 milioni, ma questo cambia completamente gli equilibri del mondo, completamente, non solo africani, ma del mondo. Sudafrica è protagonista di questo tentativo che si sta allargando, perché la riunione di BRICS è stata appunto in Sudafrica poco tempo fa, ha perso il tempo di dire se Putin andava o non andava, l'arrestava o non l'arrestava, no? Sono solite cretinate che mettiamo sui giornali. E Arabia Saudita è una potenza finanziaria, mica spompa solo più il padrone di mille cose, l'Arabia Saudita, Emirati. Cioè, sono entrati nei BRICS e noi invece stiamo qua a pensare se il Kosovo lo facciamo entrare, non lo facciamo entrare, la Bosnia e queste robe qua nell'Unione Europea. Allora, il mondo sta veramente radicalmente cambiando. La guerra ha fatto da, come posso dire, la centrifuga che uno mette per macinare le verdure e la frutta, ha fatto da un acceleratore. Però attorno lo scenario sta radicalmente cambiando. L'Africa è uno dei luoghi chiave, perché l'Africa è, in primo luogo, materie prime. Materie prime in Africa. Se voi andate in Congo, grattate per terra con la perforatrice super cosa, e viene fuori il coltano, viene fuori il rame, viene fuori l'uranio, viene fuori qualsiasi cosa. Tutto quello che serve per fare questi marchingegni di ultima generazione. Allora l'Africa è, sarà e già
il luogo della nuova guerra fredda, come era peraltro ai tempi della prima guerra fredda. In Africa, Stati Uniti, occidentali e Russia si sono combattuti in qualche caso anche direttamente, tra i cubani, eccetera. E perché? Perché era una zona in cui il rischio del superare la linea rossa del conflitto nucleare era tacitamente tenuto da parte, e il grande gioco di conquistare le cose e gli uomini era aperto. Chi era più bravo perdeva, chi era meno bravo perdeva. E questo, in un momento in cui la guerra fredda sta tornando, o meno fredda di quanto era negli anni 60 e 70, se la temperatura come quella del pianeta è cresciuta, perché sono cambiati i soggetti, è un luogo in cui si combatterà duramente, e ogni pedina serve a qualche cosa. Perdiamo il Niger, è più importante che perdere una battaglia sul Nilo, o Dnieper, come si chiamava una volta. Detestabile questo modo di cambiare i nomi alla geografia, trovo un nome intollerabile. Niente, si chiama Niente, non Nipo. È una cosa oscena. Tutte le volte c'è qualcuno che dice: no, adesso si chiama Kiev. No, si chiama Kiev, si è sempre chiamato così. E questi girano, no? Ascalon, invece di Ascalon. Cioè, ne scrivo un libro su questa roba. Del fascismo geografico. Ah, ne sono qui intollerabile. Vabbè, comunque, è più importante prendere una pedina in un posto dove teoricamente c'è solo della sabbia e dei dromedari o delle pecore, delle capre, che guadagnare 250 metri verso Mammut. E questo è, cioè, lo scenario principale, quello in cui noi siamo ossessivamente orientati, è il centro Europa, che per le motivazioni che abbiamo FIFA, si chiama, quello è. Mentre invece se non so, i francesi perdono quattro paesi in una volta sola, vabbè, si arrangeranno in Spagna, che di solito c'è un po' più valore. Questa è un po' la storia. Poi, se vogliamo parlare dei migranti, parliamo anche dei migranti. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? No, ma la domanda è: visto questo odio nei confronti dell'Occidente, perché fuggono verso di noi? Vabbè, e siamo il primo approdo, è normale, però nessuno vorrebbe andare su in Russia. Lo so, però c'è questa mitizzazione di questa realtà, è un po' un controsenso, no? L'odio è comunque la fuga verso di noi. È un controsenso apparente, cioè, allora parliamoci chiaro. Se lei apre la televisione, legge i giornali, troverà nei confronti del problema dei migranti una frase che tutti quelli che sostengono di essere a favore dei migranti, quindi fanno parte diciamo dei buoni, chiamiamoli così, cioè della sinistra, i progressisti, gli illuministi, quello che vi pare. Naturalmente mi ritengo, mi autopromuovo quella categoria. A proposito del problema dell'Africa, della migrazione e della sede, è un problema strutturale. Mentre i fascisti, i reazionari, eccetera, eccetera, gli xenofobi, i razzisti, tutto quello che vogliono, no, è l'emergenza tremenda di questi che arrivano centinaia di migliaia. Il mio caso è di uno che io ho girato tutti i paesi africani. Mi manca solo il Lesotho, perché non mi ci hanno mai mandato. Poi è un paese interessante. Le dico la mia, poi lei la prende per qualche vuole. Allora, il concetto di è un problema strutturale, è la cosa più colonialista, razzista e reazionaria che io abbia mai sentito. Cioè, noi partiamo dall'idea che da qui, perché è un problema strutturale? Perché parte dall'idea che da qui tra 100 anni questi continueranno a migrare. Cioè, il problema, dobbiamo semplicemente prepararci, organizzarci per accoglierli. Ma comunque l'Africa sempre scapperà. Fuggirà
marcia gonfia, dalle cavallette, dalla desertificazione, dal conducador, dal rais, dal tizio che li mette in galera, li frusta, li sfrutta, li fa tutto, li fa scavare il coltan con le mani quando sono nati così, i soldati bambini e tutta questa roba qua, e gli orrori del taglio del braccio, della gamba, e sfumatura alta, sfumatura bassa, la liberia, eccetera. Quella è una sorta di condanna antropologica dell'Africa ad essere per sempre un migrante. Io ripeto, questo è un concetto totalmente razzista, anche quando lo sento dire alla signora Schlein o a qualche professore universitario con tanto di libri pubblicati dai nonni. È un concetto razzista. Facciamo un esempio. Noi, italioti, siamo stati migranti nella parte finale dell'Ottocento, parte di 2-3 milioni, credo, verso il Sud America prima, poi il Nord America, e poi nel periodo che va, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutta la grande migrazione verso le miniere di carbone della Ruhr, del Belgio, del nord della Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, un problema strutturale? No, no. Oggi i migranti italiani saranno lo studente universitario che va a fare il master non so dove, oppure va a cercare un lavoro meglio pagato di quello che tu qua. Le masse che partivano con la valigia di cartone non ci sono più. Le navi che partivano da Genova e andavano nel Plata, come si diceva una volta, tra l'Argentina, Uruguay, Brasile, e ancora queste. Adesso da Genova partono le crociere, scusate, sono gli italiani, non i nordamericani. Quindi il problema strutturale in realtà era un problema legato a delle condizioni storiche di un certo periodo che, quando sono state trasformate dalla politica, dalle ricerche storiche, cioè l'ammiglioramento dell'economia, la trasformazione del paese, tutto quello che vuole, sono finite. Io, se vuole usare il termine dei fascisti, l'emergenza che è durato decenni, ma che poi a un certo punto ha trovato la sua conclusione. La stessa cosa vale per gli africani. Gli africani, quando spazzeranno via loro, non noi, e neppure la von der Leyen che va lì con l'assegno, e neppure la Caritas che va lì con l'assegno, cioè tutto questo straordinario, grandioso sistema di assistenza, quelli non servono a niente. Gli aiuti allo sviluppo sono una delle più grandi ipocrisie della storia umana. Allora, quando gli africani stessi spazzeranno via con la violenza, non con le chiacchiere, con la violenza, le condizioni storiche, economiche e sociali e politiche che li costringono ad essere migranti, qui non arriveranno, sì, qualcuno verrà, perché qualcuno verrà, perché magari trova che qui sta meglio di lui, ma questa l'emigrazione come fenomeno di massa finisce. Ma perché devo venire qua? Perché devono venire qua? E mi dà una ragione per cui gente che vive in condizioni normali al paese suo deve venire in un posto vecchio, decadente, che non produce più idee e niente, dove ci arrotoliamo sui nostri stupidi problemi, e dove produciamo idiozie. Perché deve venire qui? Quando stai in un continente giovane, creativo, dinamico e inclusivo, in cui può fare quello che vuole, semplicemente se ha tolto dai piedi, ma proprio in senso, come dire, fisico, le persone che li costringono a partire, che sono il presidente del Niger, Bakoum, grande amico di Macron, ex funzionario della Banca Mondiale e tutte queste cose qua, tutti i successori dei dittatori che i nordafricani hanno cacciato via nel 2011, purtroppo senza completare l'opera, e che sono Al-Sisi, quell'altro che sta qui in Tunisia.
Tunisia, come si chiama, Sayed, eccetera, eccetera, i due bande criminali che stanno in Libia, la mafia militare, economica, petrolifera che controlla l'Algeria dagli anni 90, i cosiddetti décideurs, e poi a scendere giù tutti gli altri. Allora, la seconda rivoluzione africana che fanno loro, non noi, loro, e la fanno col Kalashnikov, non con le chiacchiere o le belle parole che vanno a distribuire i nostri tizi quando fanno il giro delle bidonville, fanno il giro del Sheraton, palazzo residenziale e ambasciata. Quando useranno il Kalashnikov per riconquistare il proprio destino, allora guardi, qui non arriva più nessuno. E moriremo in questo continente di vecchi raccontandoci come eravamo straordinari 2 secoli fa. Non so se l'ho risposto. No, ma lei riesce sempre a fare delle narrazioni molto intense e che ci disarmano proprio. E, no, ma il quando andiamo a casa riflettiamo molto sulle sue parole. Io ultima cosa che le chiedo, qualche, adesso non ricordo più se nell'incontro sull'Afghanistan o comunque uno degli incontri di qualche anno fa. Non so una cosa, sì. Perché non sembra che sia unicamente un problema africano, l'Afghanistan è la stessa cosa. L'Afghanistan ci hanno buttati fuori, perché noi non ci troviamo niente. L'Afghanistan sono anche i talebani, non solo i talebani, ma i talebani sono afghani, sono una parte della storia dell'Afghanistan, della cultura dell'Afghanistan, purtroppo, perché i loro sistemi sono quelli che sono, gli americani, gli italiani, gli inglesi, non c'entrano niente in quel posto lì. Sì, ma come siamo buttati fuori? A calci, a fucilate. In uno di quegli incontri, non so se quello sull'Afghanistan o sulla Siria, lei aveva detto che la Russia in quel momento non aveva più potere. Aveva detto una frase che non era in una fase debole. Quindi si è ribaltata la situazione. Dall'89 al 2001, quando Putin ha preso il potere, la Russia è un paese del terzo mondo. Cioè, dalla caduta dell'Unione Sovietica, 89, quello che loro chiamano catastrofica, i 10 anni della catastrofica, che non devo fare la traduzione perché è evidente, ma la Russia era, ma anche in Russia la gente non aveva di che mangiare. Cioè, lei immagini che domani mattina il rublo, no? Adesso il problema è diverso perché qua entriamo in un sistema monetario internazionale, il problema cambi, non vale più niente. Lei vive in un paese in cui i soldi che ha in tasca, quelli che gli vengono pagati per lo stipendio, un salario o quello che ha messo in banca ipoteticamente, pagano zero. Lei non può comprare nulla perché l'economia non c'è più, lo Stato non c'è più. Allora questa era la Russia, cioè, ci sono stati dei casi, e la Russia all'epoca post Gorbaciovian e Yeltsiniano, conosco molto bene, conosco meno bene quella putiniana perché mi ci hanno mandato un paio di volte, ma non ci ho vissuto, quindi è una cosa un po' diversa. La Russia yeltsiniana, cioè 80, 90, trovata lui Gorbaciov fino al 2000, primo dell'anno del 2001, quando Putin è comparso in televisione, era un posto dove ci sono stati casi di militari che sono morti di fame in caserma. Non gli avevano più il cibo. Cioè, hanno venduto il Kalashnikov, hanno venduto la pistola ai criminali, venduto gli scarponi, sono morti di fame. Lì li hanno trovati morti di fame, in cui qualsiasi cosa uno avesse da vendere, la sorella, la moglie, la figlia, il mobile del nonno, Ulaco, eccetera, la vendeva, ma per mangiare, non per fare soldi. Poi non so se lei si ricorda che si compravano le russe qua, c'erano i cataloghi con le russe da comprare, io non ricordo questo, c'erano dei cataloghi con delle bellissime ragazze, non lo so, io non lo so. C'è stata della gente che si è sposato a Russia,
comprandola sul catalogo. Non neghi e qui oggetti che non trovava moglie. Ma guarda che è pieno, le Lande a Roveo, le ho conosciute pure io, vendevano le donne, non c'era più niente da vendere. Racconto sempre di un collega e una corrispondente che si è comprato due cavalli che avevano partecipato al completo alle Olimpiadi, due cavalli che non c'erano alle Olimpiadi, e gli è costato di più farli portare da un polacco con un camioncino da Mosca fino a Roma. Cavalli anche per $10. Quella è la Russia in cui Putin è cresciuto. Putin è un prodotto della vecchia Unione Sovietica. È andato a scuola da bambino, da ragazzino, e ancora gli insegnava che la Russia era una grande potenza, che l'URSS era una grande potenza, che il mondo andava avanti perché c'era lo scudo del proletariato mondiale, non del proletariato russo. L'URSS aveva una dimensione mondiale. Cioè i capitalisti, gli americani con la tuba, non potevano fare gli affari loro perché c'era l'Unione Sovietica, il terzo mondo, erano salvati dall'Unione Sovietica, cresciuti in quella mitologia della vittoria contro i tedeschi, della presa di Berlino, di Zucco che cavalca sul cavallo bianco, sulle bandiere naziste, quella roba lì. Poi è entrato nel KGB, era la punta di diamante. Venivano presi come fai per la CIA non li prendono male perché puoi fare delle scemenze, li prendono all'università, i migliori università la CIA li fa un'offerta, vieni da noi, c'è uno stipendio, eccetera. E il KGB è la stessa cosa, i migliori andavano nel KGB, che non erano solo spie, erano l'armatura dell'Unione Sovietica. E questo si ritrova da un giorno all'altro disoccupato, senza un soldo e tutto quello che era la vita, i libri che aveva letto, la sfilata del giorno della vittoria in Piazza Rossa, eccetera, eccetera, non parla di niente. Sparito, non per una sconfitta militare, questo è l'elemento fondamentale. La Russia non ha perso una guerra nell'89, nessuno l'ha invasa, non si è arresa a niente, si è autodistrutta. Questo è peggio, è molto peggio. Guardi i paesi che hanno perso la seconda guerra mondiale, sono andati meglio di quelli che l'hanno vinta. La Germania è diventata l'Inghilterra è finita in niente, ma l'Inghilterra è un paese che non conta nulla, c'è solo il re che gira ogni tanto, quella roba lì, ma il paese che non ha più un'economia, non produce più niente, è solo un posto dove si fa finanza, ma non con i soldi degli inglesi, zero. E la Germania è diventata la maggiore potenza economica mondiale, ha perso la guerra, erano in paria dell'universo, eppure guarda il ribaltamento, la Russia invece si è autosciolta, si è autodistrutta, ed è terribile dal punto di vista psicologico dei russi, 155 milioni di persone, Allora Putin ha incarnato quella tragedia, l'ha incarnata nella propria biografia, nella propria sensibilità o insensibilità, chiami come vuole, e l'ha trasformata in arma politica. Io voglio che questo paese diventi, sotto di me, diventi come era prima, cioè faccia paura al mondo, non che sia ricco, faccia paura al mondo. Infatti ha investito in continui armamenti, ha preso un esercito arrugginito, quello dove moriva di fare nel deserto. Boh, lei mi dirà che ha fatto grande successo in Ucraina, ma questo è vero, perché forse mi hanno anche raccontata, diciamo, in modo meno reale di quanto era, però ha investito veramente delle cifre colossali in armamenti, in addestramento, in creazione di opere come Wagner, eccetera, 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 eccetera. Questa è la storia. Poi, quello che dico sempre io, se sento delle storie, si usa, esercito russo, non riesce a prendere Bakhmut, vabbè. La capacità operativa dell'esercito russo è scarsa, è modesta, ma lo è sempre stato, all'epoca zarista come all'epoca sovietica. La capacità operativa è scarsa, la capacità distruttiva dell'esercito russo e dei russi in genere è infinita. E i poveri ucraini, mi spiace dirlo per loro, ne hanno assaggiato il 10%, il 10%. La capacità di annientare dei russi è enorme.
che li impieghino secondo una graduazione e non, diciamo, tutti in una volta sola, cioè alzino progressivamente la loro capacità distruttiva, dipende dalle considerazioni di tipo politico. Kiev potrebbe essere come Aleppo, cioè ridotta ad un rottame nel giro di una notte, a un rottame che tra razzi che cascano qua e beccano il distributore piuttosto che la cosa, a un rottame. Io ero presente alla calcificazione di una città di 2 milioni di abitanti, calcificazione così intendo, alla trasformazione di una città intera in polvere, 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 attraverso l'artiglieria e l'aviazione. Quelli sono i russi, quelli sono i russi, e potrebbero fare esattamente anche più comodo rispetto alla Siria. Non lo fanno perché Putin vuole la terza guerra mondiale, non gli conviene la terza guerra mondiale, lui deve salire, lati che salgono un po' che uno, un po' come nelle gare di salto in alto, no? Passiamo a 2,10 m, poi 2,15, 2,20. Putin vuole un riconoscimento di potenza, non vuole lo scontro Armageddon, che da cui probabilmente sarebbe sconfitto, o comunque che non riuscirebbe più. Allora, il discorso è questo qua. Tutto quello che quando è iniziata questa tragedia, se lei ricorda, che cosa ci dicevano gli economisti? Boh, 3 mesi ed è finito, perché la Russia collassa dal punto di vista economico, non c'è più la vendita del gas, di tutte del petrolio, tutte queste robe qua, non ha più tecnologie che non produce ma compra, perché questo effettivamente è vero, i russi non producono niente, comprano tutto, fanno come i paesi come l'Arabia Saudita, la Russia non produce nulla, neanche una bottiglia d'acqua minerale, compra tutto vendendo quello che ha là o quello che potente gli ha messo sotto le scarpe. Gli abbiamo tolto il codice bancario della cosa, per cui c'è più una lira, vanno al banco, anche questo gli dice no, chiuso, finito, questi insorgeranno dopo 2 ore e impiccheranno Putin al lampione, l'esercito russo fa ridere, gli ucraini sono gli spartani del XXI secolo, c'hanno il carro armato qua, il cannone là, eccetera, eccetera, tutti eroi, tutti guerrieri. Io aspettavo sinceramente, che si passasse ad un altro capitolo. Sono passati quasi 2 anni, adesso già si dice per l'inverno non fate conto perché lì l'inverno si fa nulla, quindi tutto fermo fino alla primavera prossima, quindi siamo a 2 anni. Io all'inizio non so se lo metto qua, mi parlo dell'Ucraina, ma no, sì, io ho detto guarda, tra 10 anni mi invitate di nuovo, vengo e stiamo a vedere se qua muta, non sono avanzati di 1 metro, l'ho presa uno, l'ho fatto indietro l'altro, se la situazione sarà identica, ciao, la divina provvidenza può durare gli scenari infiniti, ma vuol dire, se queste sono le condizioni, tra 10 anni io vengo qua e la signora mi telefona e dico vabbè, vediamo alle 18, 19 di andare via e racconto le stesse cose. Va bene? Noi la ringraziamo veramente.